Ecco. Siamo live con Luca Ricci da Los Angeles, siamo a Los Angeles anche noi, e questa sera è il nostro primo live su Radio Canale 96, anche in diretta sulle nostre frequenze radio, web radio. Potete ascoltarci su MyTuner Radio e anche sul link che c'è sul nostro gruppo Facebook. Luca Ricci è un professore all'università Cal State e è riuscito a raggiungerci questa sera per una mezz'oretta, una chiacchierata, insomma, su un po' sul suo lavoro anche. Tu sei a Los Angeles, no? Quindi un po' fuori Los Angeles più o meno. Vuoi raccontarci un po' della tua professione? Sì, allora, piacere Matteo, piacere per me essere qui. E io sono professore di fisica e astronomia alla California State University, il campus di Northridge, che è un quartiere di Los Angeles all'interno della San Fernando Valley, quindi oltre alle colline di Hollywood. E insegno e faccio ricerca da professore in questa università da 2 anni. E abito nella zona, diciamo, dell'università, quindi all'interno della San Fernando Valley. Tu, io so che tu hai una specializzazione, no? Particolare quello che tu hai cercato nel corso della tua carriera, no? Sì, esatto. L'astrofisica ovviamente è un settore molto ampio che copre un po' tutto quello che concerne lo spazio, l'universo, galassie, eccetera. Io mi occupo di come si formano i pianeti, quindi studio i sistemi che si chiamano dischi protoplanetari, che sono i sistemi fatti di polvere, di gas, di asteroidi, in cui nuovi pianeti si stanno formando. Quindi questa è un po' la mia specializzazione. Quindi adesso ovviamente la situazione in Los Angeles è che tutti sono un po' chiusi, quindi l'università è chiusa in teoria, però è aperta online, diciamo, quindi stai continuando il tuo lavoro online. Esatto, Quindi, sì. Quindi sto insegnando online e sono in contatto un po' con tutti i miei studenti, quelli che lavorano e fanno ricerca con me. Continuiamo a sentirci così una volta alla settimana e ci aggiorniamo sul lavoro che stiamo facendo. Però è vero che il mio è un lavoro in cui, diciamo, tanto si può fare al computer. Quindi, diciamo, a livello di produttività in questo periodo, sì, è vero che lavorare da casa, sempre nello stesso posto, non è che sia il massimo. Però si riesce, ecco, a fare quello che è il necessario. E cosa consiste il tuo lavoro di ricerca da casa? È così, più molto lavoro di studio, di lettura, cosa. Sì, esatto, sia lettura di articoli scientifici che escono nella letteratura scientifica, quindi parliamo di giornali specialistici, proprio per esperti, per ricercatori. Quello ho accesso a un po' a tutti i vari giornali, quindi mi tengo aggiornato su quello che gli altri stanno facendo all'interno del mio settore e al tempo stesso riesco a fare il lavoro che, di ricerca mio insieme ai miei studenti, utilizzando programmi, anche quelli specialistici, per ad esempio lavorare sui dati che raccogliamo, su dischi protoplanetari, quindi le nuove immagini, nuovi spettri. Così come anche le simulazioni che utilizziamo per cercare di ricostruire, di interpretare i risultati delle osservazioni. Quindi un lavoro anche, insomma, cioè quanta percentuale del tuo lavoro che puoi fare adesso? Ovviamente è ampliato, hai più tempo adesso per fare questo tipo di lavoro, visto che immagino ci sia molto più tempo per queste cose, anche stando più a casa, immagino, quindi Sì. è alzata la percentuale. In teoria potrei lavorare veramente dalla mattina alla sera senza particolari interruzioni. È vero che almeno questo diventa molto personale come cosa, io sono più efficiente quando vado nel mio ufficio a lavorare. Ecco, mi serve un po' l'ambiente da casa per riposarmi e l'ambiente di ufficio. Detto questo, come dicevo, si riesce a fare quello che è importante fare, come l'insegnamento. Settimana prossima è l'ultima settimana del semestre, quindi finiscono poi i corsi, ci saranno gli esami online. Ho alcuni studenti che si stanno laureando con me e proprio in questi giorni stiamo vedendo quelle che si chiamano le difese della loro tesi.
e poi seguo i miei studenti per la ricerca, ecco. Però devo dire, da un punto di vista della produttività, per me era più alta quando si andava, quando andavo in ufficio, ecco. Come ti trovi tu a insegnare online o parlare con gli studenti online? Molto simile come esperienza? Diversa. Immagino sia diversa. Allora, è sicuramente diversa, è meno facile interagire, perché ogni volta che si vuole interagire con studenti, magari devi chiedere a loro di aprire il microfono, mentre quando parli tu è meglio se loro tengono il microfono chiuso, perché magari hanno il cane in appartamento, un bambino che gira, no? E quindi l'interazione è sempre meno diretta, no? Cioè, richiede, c'è sempre un tempo di latenza che rallenta le cose. E quindi c'è meno interazione da questo punto di vista, però da un punto di vista di quello che insegno non cambia tanto, perché io, per come mio metodo, c'è quello di spiegare con slide, che mi aiutano. Nell'astrofisica è importante mostrare immagini, mostrare spettri, e quindi è importante mostrare cose. Quindi utilizzo slide, PowerPoint, e le utilizzavo anche prima nel mio lavoro, ecco, all'università. Adesso presento su PowerPoint con Skype o Zoom. Tuo lavoro è anche, un po', cioè, fa parte del tuo lavoro anche all'osservazione, no? O non so se lo è più, lo era più prima. Osservazione anche su da telescopio, sì. Ovviamente adesso non si può fare, quindi ci sono alternative a questa cosa, oppure ovviamente immagino di no, però. Esatto, come dici te, tantissimi telescopi al momento sono chiusi, parliamo dei grandi telescopi, quelli che si usano per l'astronomia professionale, sono attivi i telescopi spaziali, quelli sono attivi, quindi da quelli raccolgono ancora dati, quindi chi ha la possibilità di avere dati, no, da questi telescopi spaziali, per loro non c'è nessuna differenza. C'è da dire però che anche in tutti i telescopi, quelli che chiamiamo telescopi da Terra, ci sono archivi vastissimi di tutti i dati presi fino ad oggi. Quindi c'è in realtà una quantità di dati, in alcuni casi mai pubblicati, no? Su cui non è mai stato fatto uno studio dettagliato, che la gente, che gli astronomi possono utilizzare. Quindi diciamo che non c'è proprio un problema da quel punto di vista, così di mancanza di risorse, perché tanto è stato raccolto e c'è tanto ancora da scoprire nei dati che abbiamo già. Una specie di database di informazioni, esatto, quasi finite. Sì. Dal quale puoi trarre varie idee, anche arrivare a determinate conclusioni interessanti. Senti, io poi parlando anche di adesso non so se ovviamente ne hai sentito parlare o meno, ti improvviso questa domanda legata a questa, che non so se sia vero o meno, questo asteroide che doveva passare vicino alla Terra nelle ultime ore. Tu ne hai sentito parlare, no? O no? Allora, non ne ho sentito parlare. Diciamo, lo spazio è pieno di quelli che si chiamano i Near Earth Objects, quindi NEO, come Neo di Matrix, e sono asteroidi veri e propri che con la orbita che hanno possono passare abbastanza vicini alla Terra. E quindi questi, molti si conoscono, molti si scoprono proprio anche poco tempo prima rispetto al punto di massimo avvicinamento, e in generale i telescopi da Terra di un certo tipo, parte del loro tempo di osservazione è dedicato a cercare di sia scoprire nuovi di questi oggetti, sia anche di tenere sotto d'occhio, monitorare la traiettoria di quelli che conosciamo già, perché sì, possono essere estremamente pericolosi. Sì, ma no, questo a quanto ho detto non era comunque distante, essere già pianificato, però molto spesso viene studiato in anticipo questo aspetto, cioè si sa già quanto e dove colpirà, a che distanza, per lungo tempo. E questo sì, viene esatto. Tramite una volta che si trova un oggetto in astronomia con tutti i telescopi e la precisione che abbiamo ottenuto, una volta che lo scopri, allora riesci a derivare la traiettoria con ottima precisione. Lo mantieni sempre, no, in vista, diciamo,
e la precisione della traiettoria migliora sempre di più e puoi arrivare a dire con grande precisione quanto vicino possa passare dalla Terra. Considera che però la probabilità che un oggetto molto grande ci possa colpire è sempre piccola, ecco, quindi se c'è una probabilità, considerando le incertezze delle misure, di uno 0,01% che possa colpire la Terra, questo è già considerato un altissimo rischio, un oggetto di altissimo rischio che va tenuto sotto controllo e vedere come la nostra stima della traiettoria evolve per decidere poi se fare qualcosa, cercare di distruggere ad esempio questo oggetto. Come nei film, non, molto spesso non c'è, comunque non ci sono sorprese, non ci sono, insomma, spesso, per quanto riguarda l'ambito astronomico, comunque ci sono. Armageddon, Armageddon, no, dove c'è l'esplosione di una cosa Esatto. particolare, ad esempio, è l'esplosione che si sente in Armageddon, quando invece nello spazio non Non si dovrebbe sente nulla. sentirsi, perché se lo spazio è quasi vuoto, non c'è l'aria per sentire il suono. Rispettano proprio per nulla le regole anche scientifiche spesso, no? Ma Però ne parleremo di Armageddon rimane un grande film comunque, dai. comunque. Bene, in realtà poi anche l'altra cosa recente che è successa era riguardo a questo così questa di declassified di questi UFO, no? Che tu hai sentito. C'è stato un video che circolavano da tempo e ancora non si era detto, non si era confermato che fossero UFO a tutti gli effetti, però in questo momento Esatto. si è. In pratica erano video che aveva già fatto uscire la Navy, quindi la Marina americana, e da pochi giorni, non so se l'altro ieri, in questi giorni qui, il Pentagono ha praticamente ufficializzato il fatto che questi sono effettivamente UFO o UFO, il che non significa necessariamente che questi siano guidati da alieni, da un ET, no? Dentro questa navicella, ma che siano oggetti, per definizione, oggetti non identificati. Quindi rimane il mistero, ecco, rimane il mistero quantomeno per noi, chissà se il Pentagono, no, non sape qualcosa in più. Quali sono gli elementi per cui lo determinano? Voi ovviamente sarà una cosa un po' più non proprio all'aperto, determinano che appunto che questo sia effettivamente un oggetto. Non capiscono le regole fisiche che governano questo oggetto, oppure io Sì, allora. sentivo nel video, c'è un pilota che dice appunto che va sta andando controvento, dice appunto a un certo punto un pilota Ah. Ok, sullo sfondo sta andando controvento, quindi per questo ovviamente c'è qualcosa che diciamo può essere. se è un aereo, no, motorizzato con qualche propulsione, è chiaro che un aereo può andare controvento, non è che non possa andare controvento. Se sta andando controvento, fa pensare che sia un qualcosa di manovrato, ecco. E quindi appunto un aereo, qualcosa di questo tipo, e non un palloncino, un aquilone perso che seguirebbe il vento, ecco. Però per poi capire che cosa sia effettivamente, ecco, da lì ce ne vuole. Ecco. Sicuramente c'è qualcuno che sta studiando questi video, che l'ha studiato magari in passato, però al momento, almeno io in maniera personale, non so se ci sono delle idee, quali queste siano. Al di là dell'idea più interessante di tutte, che è quella dell'ET. Esatto, ma scusa un attimo, ma invece a livello scientifico, cioè la comunità scientifica cosa dice? Cioè, ovviamente avrà parlato a lungo di questa possibilità, Ah sì, poi allora. generale, poi anche la tua opinione proprio personale. Allora, in generale la comunità scientifica direi che tutti o quasi, il 99% o più della comunità scientifica, quindi dei ricercatori astrofisici, se dovessero scommettere anche parecchi soldi, secondo me, scommetterebbero che la vita extraterrestre c'è, e non solo a livello così più semplice, diciamo, di batteri, ma anche a livello proprio di vita intelligente extraterrestre, dei veri e propri alieni intelligenti, alcuni anche molto più intelligenti di noi. Questa è un po' la visione della stragrande maggioranza delle persone.
diciamo, convinzione che viene dal pensare che ci sono tantissimi pianeti. Abbiamo scoperto che ogni stella in media ha almeno un pianeta, probabilmente anche più di un pianeta per stella. Quindi, pensando al numero di stelle che ci sono anche solo nella nostra galassia, cioè circa 200, dai 200 ai 300 miliardi di stelle, quindi ci saranno centinaia di miliardi di pianeti, unito al fatto che nel nostro pianeta troviamo vita, seppur in maniera anche abbastanza semplice, batteri, in quasi tutti i possibili climi del nostro pianeta, a livello anche di ghiacci, a livello di fondali oceanici, ad altissime pressioni. Allora, questo ti fa pensare che ci possono essere tanti pianeti, anche già all'interno della nostra galassia, senza pensare ad altre galassie in cui la vita può esistere, ecco. Io la penso, allora, io sinceramente se dovessi scommettere, scommetterei tranquillamente decine di migliaia di dollari, diciamo per fare dei numeri, sulla presenza di vita semplice. Semplice, parliamo di batteri che non sono così semplici in realtà, perché sono frutto di evoluzione, eccetera, in alcuni casi di miliardi di anni, almeno qui sulla Terra. Quello scommetterei che ci sono questi elementi, chiamiamoli batteri extraterrestri. Per quanto riguarda scommettere su alieni intelligenti extraterrestri all'interno della nostra galassia, io sarei più cauto. Forse scommetterei a favore, però di certo non decine di migliaia di dollari, anche perché non è che sia super ricco, ecco, se fossi Bill Gates, forse sì. Però ecco, poco scommetterei, diciamo, molto più indeciso. Questo perché, ad esempio, se guardiamo al nostro caso della Terra, prima di tutto c'è solo una vita, chiamiamola intelligente, nel senso di avere una coscienza, di aver sviluppato la scienza, no? Quindi avere l'immaginazione, che crediamo sia stato un po' qualcosa che ha dato qualcosa in più all'Homo sapiens rispetto agli altri animali. E quindi quello che bisogna pensare è che la vita ci ha messo almeno 4 miliardi di anni per arrivare dalle primissime forme di vita nel nostro pianeta all'Homo sapiens. Quindi è stato un processo lunghissimo, che la vita dell'universo è 13 miliardi di anni qualcosa. La nostra galassia ha probabilmente sugli 11-12 miliardi di anni, cioè comunque è voluto 4 miliardi di anni per la vita per arrivare a questo livello nostro. Quindi questo subito ti fa capire che non è una cosa così immediata, ok? Può essere quasi immediata la vita, ma quella più semplice. E quindi la domanda diventa: che cosa ci vuole perché un pianeta possa darti una vita intelligente, chiamiamola interessante, fra virgolette, per noi, no? Una vita, magari un'altra forma di vita con cui potremmo comunicare, ad esempio. No, questa sarebbe, no, la cosa più bella, avere qualcun altro nell'universo con cui scambiarsi informazioni, capire cosa hanno capito loro della vita, no? E questo, appunto, la domanda diventa: quali sono le condizioni che possono portare dai primissimi, le primissime forme di vita fino alla nostra forma di vita, che è di una complessità incredibile? E quindi uno può chiedersi, non lo sappiamo, quali sono queste condizioni, però uno può fare anche dei giochini matematici, pensando, non so, quali possono essere le condizioni che un pianeta debba avere. Dentro, no? Il fatto che, ad esempio, il nostro pianeta ha cambiato la composizione chimica dell'atmosfera. La composizione chimica dell'atmosfera inizialmente sarebbe stata irrespirabile per noi, e sono stati proprio dei batteri che hanno emesso l'ossigeno nel corso di almeno un paio di miliardi di anni, diciamo, ci hanno messo tantissimo tempo per arrivare ad un'atmosfera ricca in ossigeno, e sappiamo che l'ossigeno è fondamentale per il nostro metabolismo. Ci Questo sono. è l'ossigeno.
è arrivato sulla Terra molto poco prima che le prime forme di vita arrivassero, di conseguenza, molto prima dell'uomo, secondo quello che la scienza dice, no? Quindi ci sono state altre forme di vita prima dell'uomo. Quindi deduco che le prime forme di vita avessero bisogno, utilizzassero già l'ossigeno che è stato Allora, inizialmente no, nel senso che l'atmosfera, si crede che l'atmosfera, e si sa, perché ci sono state misurazioni che hanno confermato questa cosa, che inizialmente l'atmosfera conteneva pochissimo ossigeno, quasi nulla, che tracce minuscole di ossigeno. E quindi l'idea è che questo ossigeno, invece adesso ne abbiamo tanto, chiaramente, anche se non è la componente principale, che è l'azoto, ma l'ossigeno sarebbe stato inserito nell'atmosfera da batteri come risultato del loro proprio metabolismo. Mm-hmm. Poi da lì, una volta che l'ossigeno si è reso maggiormente disponibile, perché no, si è presentato in maggiori abbondanze, sempre più organismi hanno cominciato a utilizzare quell'ossigeno presente. Questo comunque è solo un esempio. Chissà quanti eventi sono capitati, no? Pensiamo ad esempio alla scomparsa dei dinosauri. È quasi sicuro che senza l'estinzione dei dinosauri, i mammiferi che erano molto piccoli nell'era dei dinosauri, quindi parliamo fino ai 60 milioni di anni fa, con i dinosauri non estinti, presenti, non si sarebbero potuti distribuire a livello proprio di vari continenti come presenza mondiale con così tanta rapidità, come invece è successo dopo la scomparsa dei dinosauri. E quindi ecco, è facile pensare che con dinosauri presenti, che sono ovviamente dei predatori fortissimi, soprattutto alcuni di questi dinosauri, sarebbe stato molto difficile per la vita, per i primi ominidi, diciamo, riuscire a svilupparsi fino all'Homo sapiens. Questo è un altro esempio, ma sai quanti in questi miliardi di anni, quante cose che sono accadute, alcune di queste non le possiamo sapere, non le sapremo mai, che hanno in qualche modo favorito quel processo incredibile che ha portato a poi la nostra presenza. Questo per dire che se a ciascuno di questi eventi dovessimo associare una probabilità, che è un esercizio impossibile da fare, ma basterebbero pochi eventi necessari per darti una probabilità che tutti questi eventi possano succedere bassissima, perché le probabilità si moltiplicano in statistica, e quindi probabilità basse, quando moltiplicate, danno probabilità ancora più basse, esponenzialmente più basse. E quindi con questi giochini puoi facilmente arrivare a dire che in realtà non bastano i pianeti della nostra galassia per dare la probabilità, no, una probabilità di avere tanti pianeti con vita super intelligente. Magari devi estenderti alle altre galassie, no, che contengono anche esse centinaia di miliardi di stelle, e sappiamo che ce ne sono centinaia di miliardi di queste galassie, e di sicuro molto di più, ecco che allora quello può essere più probabile, ma solo all'interno della nostra galassia, secondo me, non è così scontato. Questo è quello che voglio dire. Non ti sento. Aspetta. Senti adesso? Adesso sì. Ah, scusa. Quindi tu dici che praticamente attraverso questo calcolo statistico, che è la statistica di fatto, no? Che viene utilizzata per calcolare questo tipo di possibilità, si può arrivare a qualcosa di veritiero, diciamo così? O allora, diciamo di no, perché le condizioni sono impossibili da prevedere. Ancora certo. Oggi... noi non sappiamo tantissimi aspetti dell'evoluzione che ha portato all'Homo sapiens, e questo anche solo partendo dagli ominidi iniziali. Chissà tutti i processi che hanno portato a quegli ominidi, no? Quindi è impossibile sapere quali sono questi accadimenti che sono successi di sicuro, e quindi è anche impossibile assegnare una probabilità a questi
In più, ovviamente, di sicuro potrebbero esserci altre forme di vita in cui altri avvenimenti strani sono successi, no? Diversissimi dal nostro percorso, e se non li sai, come fai a prevedere, no? Come fai a dire la probabilità, certo, almeno di quali altri possibili percorsi possono esserci. Quindi quando poi sarà possibile esplorare altre galassie in un futuro, Andare ad altre galassie è dura, ecco, perché le distanze sono molto alte. Andare in realtà questa è una cosa che quasi sempre, quando senti parlare di gente anche su YouTube, si dice sempre: è impossibile arrivare ad altre galassie, no? Perché le galassie sono a milioni di anni luce, e quindi anche se andassi alla velocità della luce ci metteresti milioni di anni ad arrivare. Questo è sbagliato, questo è un discorso sbagliato, perché è vero che ci metteresti milioni di anni per te che non vai. Quindi se ad esempio tu rimani sulla Terra, no? Io sono l'astrofisico coraggioso, esploratore, che parte, no? Col suo razzo, e diciamo che arrivò a una velocità vicinissima alla velocità della luce, per te che stai a terra, io ci metto effettivamente milioni di anni. Ok, questo è vero, ma non è vero per me, per il fatto che con velocità prossime alla luce il mio tempo si allunga, si dilata, il mio secondo in sostanza dura molto, molto, molto di più del tuo secondo. Il tuo milione di anni per me potrebbe essere anche un anno solamente, se arrivi ad una velocità estremamente vicina alla velocità della luce. Tu non invecchieresti in teoria, mi sei detto E solo di un quindi io non anno. invecchierei, se mi ci metto un anno, ci metto un anno, cioè invecchio, ma di un anno. Ma È questo cosa. chiaro che se poi torno indietro, è chiaro che se poi torno indietro, io ci metto 2 anni, no? Se vado un anno per arrivare là, un anno a tornare indietro, io ci metto 2 anni, quindi sì, avrò qualche capello bianco in più. Ma per la Terra sono passati, diciamo, 1 milione di anni più 1 milione di anni, 2 milioni di anni, quindi te non ti vedo di più, non ti vedo più di sicuro. Vedo la Terra come sarà fra 2 milioni di anni, capisci? Ma adesso stiamo parlando per ipotesi. Tu viaggiare a quella velocità non si sa Esatto. se sia umanamente Allora, per possibile. essere possibile, è possibile. Possibile, però. Diciamo che è possibile. E diventa un problema di ingegneria. Cioè, per arrivare a quella velocità, ovviamente ci vuole un'energia enorme, no? Perché devi aumentare la tua velocità. Tu la velocità la aumenti in autostrada con il carburante, no? Con la macchina, e usi energia. Per arrivare a una velocità vicinissima alla velocità della luce, che non è raggiungibile per noi, per la luce sì, ma non per noi, però se ti avvicini hai bisogno di un'energia pazzesca. Ah, infatti. Quindi quindi è un problema di tecnologia, cioè non è un problema di principio fisico, è un problema di tecnologia, di ingegneria. Da un punto di vista un po' più biologico, che effetto può fare sull'uomo? Non si sa, una velocità di quel tipo, cioè è sostenibile o. Ah no, sappiamo, lo sappiamo. Questa è una cosa che ha scoperto Galileo Galilei, quindi noi italiani astrofisici ne siamo fieri. Sappiamo qual è l'effetto della velocità e basta, ok? L'effetto della velocità e basta è zero, perché Galileo aveva scoperto che un sistema di riferimento, diciamo fra virgolette fermo, è un sistema che si muove ad una velocità costante rispetto all'altro. Questi hanno le stesse proprietà, sono praticamente indistinguibili. Che significa che se stai fermo o viaggi a una velocità costante non ti cambia niente. Infatti, se pensi adesso che siamo fermi o se fossimo in una macchina a velocità costante in autostrada, anche ad una velocità molto alta, metti 100 km all'ora, 130 km all'ora, quali sono gli effetti? Nessuno. Dentro la tua macchina tu ci stai, no? Non vedi i tuoi capelli andare lì indietro. Vedi i tuoi capelli andare lì indietro quando premi sull'acceleratore e quindi cambi il tuo stato di moto, cioè imprimi un'accelerazione.
ma finché la velocità rimane quella, non è come se fossi fermo. Quindi da un punto di vista di principio si potrebbe fare, ecco. Ma anche appunto dipende ingegneristico, diciamo così. Ecco, diciamo che sicuramente ci vorrebbe una, se non più, rivoluzioni tecnologiche, quelle che ci sono state, no? Parliamo, non so, della prima industrializzazione, la rivoluzione industriale, eccetera, eccetera. Le varie rivoluzioni che ci sono state, chissà quante ce ne vorrebbero. Certo. Però chi lo sa che in un qualche secolo, chi lo sa che questo non sia possibile. In più stiamo parlando di andare in galassie, se invece ci accontentiamo di andare nelle stelle un po' più vicine a noi senza uscire dalla nostra galassia, ecco che ancora ci potremmo mettere anche molto meno, per dire, certo, con velocità molto inferiori. Beh, molto interessante questo aspetto, sicuramente. Perché più che altro noi, la nostra cultura, la mia parola, la mia, per noi essendo nell'ambito scientifico, diciamo così, proviene dal cinema, quindi da quello che si è visto. Quindi, la grande fonte di ispirazione, anche per la scienza. Sì, sì, addirittura. Beh, sentivo che ad esempio c'è un libro dedicato alla scienza di Star Trek, proprio che pare appunto ci fossero delle cose... addirittura che o fossero implementate o che addirittura che si stavano studiando, vabbè, si parla di cose un po' fantascientifiche tipo il teletrasporto, cosa comunque insomma adesso non è ancora una realtà, però insomma immagino che qualche scienziato fan di Star Trek abbia pensato di poterlo implementare come... Sì, a livello particellare, visto che hai nominato il teletrasporto, in realtà è come se avvenisse già un certo tipo di teletrasporto a livello di singole particelle, però la grande difficoltà è fare il teletrasporto per un numero di particelle enorme, così come il nostro corpo umano. Il nostro corpo umano contiene tanti numeri di Avogadro di particelle, il numero di Avogadro è 6 per 10 alla 23, che è un numero altissimo, quindi 6 con 23 zeri. Quindi hai bisogno di teletrasportare tutte quelle particelle, non solo una. Quindi questo è il grande problema. Ma anche lì, a livello di principio fisico, il teletrasporto limitato a piccole distanze è una cosa che avviene. Ed è una cosa che ci salva la vita, in realtà, ogni secondo, perché senza questo tipo di teletrasporto, che si chiama tunnel quantistico, il Sole... sarebbe durato molto meno tempo, non avrebbe dato tempo alla vita di evolvere fino a noi, perché il Sole sarebbe durato molto meno dei 4 miliardi di anni di cui parlavamo prima. Questo fenomeno fa sì che la fusione nucleare possa avvenire con rapidità, che si possa autosostenere a lungo, dando maggiore efficienza, se vuoi, la fusione nucleare dentro al Sole, per il fatto che le particelle veramente fanno questo tipo di teletrasporto e si possono avvicinare fra loro per teletrasporto. Quindi senza di questo adesso noi non ci saremmo di sicuro. Almeno non saremmo più sulla Terra. Sì. Infatti tu puoi citare ovviamente anche tu so che sei appassionato di cinema, guardi anche tu film... qualche film che ti è sembrato più fedele, diciamo così, diciamo, questo lo riconosco. Un film bellissimo da un punto di vista di fisica, anche della fisica interessante, è Interstellar, perché si gioca proprio sul fenomeno di cui parlavo prima, del fatto che un tuo viaggio nello spazio possa durare molto meno per il tuo tempo rispetto al tempo di uno che non viaggia con te. In Interstellar c'è il padre che viaggia attraverso questo buco spazio-temporale, si avvicina a un buco nero, quando ti avvicini a un buco nero cambia il tempo, ecco, esattamente come viaggiare a velocità molto alte, e quindi quando torna indietro addirittura è più giovane di sua figlia, quindi il padre più giovane di sua figlia, tant'è che vede, torna che sua figlia è morente a letto, ed è molto più vecchia di lui. Questo perché mentre ha fatto quel viaggio, per lui possono essere passati
qualche mese, sinceramente non mi ricordo nel film quanto tempo passa per lui, ma qualche mese mi sembra, torna indietro e per la Terra, compreso anche sua figlia, sono in realtà passati qualcosa come 60-70 anni. Quindi quell'effetto è fedele, cioè veramente la fisica funziona così. C'è la parte finale che diventa un po' più speculativa, che è il fatto che lui riesce, mi pare, a entrare dentro al buco nero e quindi riesce a vedere il futuro, c'è qualcosa di un po' più strambo, di un po' più romanzato per quanto riguarda il finale, ecco. Ma per il resto, diciamo, era abbastanza... Per il resto, che poi è il 95% del film, è molto veritiero. So che tra l'altro c'è stata anche una consulenza di qualcuno che arriva in quanto riguarda la rappresentazione del buco nero. Vero, mi pare, no? Sbaglio, no? Sì, esatto, e anche il film, tutto il film, un collaboratore scientifico è stato il professor Kip Thorne, professore di Caltech qui a Pasadena, qui a due passi, che ho anche visto perché ho lavorato lì a Caltech e si vede, ecco, in giro. E lui ha, fra l'altro, ha vinto da pochissimo, da 2 o 3 anni, il premio Nobel per la scoperta per la detection, diciamo, non vera e propria la scoperta, ma l'osservazione per la prima volta in maniera diretta delle onde gravitazionali. Lui è un grandissimo teorico proprio della gravità, della relatività generale, uno dei massimi esperti al mondo, amico di Stephen Hawking, quando Stephen Hawking era ancora in vita, e ha vinto il premio Nobel per quello. Ed ha proprio lavorato come collaboratore per quel film. Molto interessante, c'è tantissimo da esplorare su questo argomento, bisogna magari proprio avere delle puntate, se vorrei tornare a parlare proprio. Molto volentieri, sì. E io so che sono appassionato di horror anche, adesso cambiando completamente argomento. Se vuoi consigliare qualcosa ai nostri ascoltatori, volentieri, se hai qualche film, qualche chicca, diciamo così, da intenditore. Allora, un film molto strano. Allora, parto col dire che in questo periodo non sono molto in vena di film horror. Io sono anche un appassionato di sport e sto vedendo dei documentari bellissimi, dei documentari All or Nothing, Manchester City, è molto bello, il Brasile, questi li raccomando. Film horror, che però non ho visto di recente, è Creep, sia il primo che il secondo, Creep, film con basso budget, ma molto particolare, e per gli amanti del genere è da non perdere. Uno e due, no? Sia il primo che il secondo. I due consigliati dal nostro esperto scientifico. Dal punto di vista scientifico molto, molto veritieri, anche questi. Sì. Consigliamo ai nostri ascoltatori. Intanto adesso noi abbiamo raggiunto quasi 40 minuti, quindi possiamo arrivare quasi alla conclusione della nostra puntata per oggi. Questo primo live della nostra radio, ovviamente ringraziamo Luca Ricci per la sua partecipazione e lo invitiamo a tornare con noi in diretta, ovviamente, visto che comunque lui fa parecchie di queste apparizioni su YouTube, anche no. Parecchi, questa sarà tanti. La terza volta, ecco, adesso. Sono altri canali anche su cui vai, comunque, no? Per cui, 2 o 3 volte, ecco, non è che... A parlare sempre di scienza, così, ecco. Quindi, ecco, appunto, magari sarebbe interessante trovare anche altri argomenti sempre legati al settore che possono essere esplorati maggiormente. Intanto ringraziamo e, vabbè, insomma, ringraziamo anche i nostri ascoltatori per essere stati con noi e... potete rivedere il video sul nostro canale YouTube. Ho visto qualcuno ha fatto qualche commento, non vedo, forse anche perché è il nostro primo live, quindi non ci sono ancora molte persone con noi, però spero che si aggiungeranno nei prossimi live, ovviamente ci sarebbe uno spazio a fine del nostro live per le domande anche dei nostri ascoltatori, quindi vale, il prossimo sicuramente lo faremo anche questo, ok? Grazie. Intanto, mille, e chiudiamo qua il live per adesso, grazie. Grazie, ciao.